Allora, questi tre scooter, il primo che è stato prodotto nei primi mesi del 49, la sua caratteristica principale è il monobraccio fuso in alluminio, in lega leggera. E la scocca portante, come veniva prodotta anche la Vespa della Piaggio. Questa qui invece è un CSL degli ultimi mesi del 1949, comincia ad avere già un telaio che tiene assieme un po' tutta la moto, il monobraccio non è più fuso in alluminio ma è in acciaio e ha un tunnel per poter raffreddare la testa motore. Passiamo al CGT, che è del 1950, anche questo. È stata tolta tutta la carenatura intorno al motore e viene raffreddato anche lei con un tunnel. Questo qui è un ovunque, è del 1951, questo tipo di scooter era chiamato ovunque perché aveva la possibilità di andare su qualsiasi terreno, così com'è, con la potenza del motore. Passiamo al 1953 e qui abbiamo uno dei prototipi del Pullman 125 due tempi, tre marce, con due luci di scarico. Chiamato Pullman perché quando è stato prodotto il prototipo, il conte Domenico Augusta l'ha provato e ha detto è talmente comodo che mi sembra di essere su un pullman. Da lì è partita la denominazione pullman.